Allora, abbiamo visto che questi sono i 10 comandamenti, no? Ora, dei 10 comandamenti ognuno c'ha il suo preferito, no? Addirittura Dio preferisce, ricorda di santificare il sabato, lo dice lui stesso. A volte uno se lo può chiedere, qual è il tuo preferito, qual è il mio preferito, qual è il più importante? Ecco, questa domanda la fecero anche a Gesù, lo sapete, no? A Gesù. E lo sapete Gesù cosa rispose, qual era il suo preferito di comandamenti? Nessuno di questi 10. Per carità, disse che gli piacevano, che erano bellissimi tutti, importantissimi e che andavano seguiti. Però il suo preferito era un altro comandamento, sempre scritto da Dio, che sta sempre nella Bibbia, però un po' nascosto nel libro, fra le pagine. Però già alcuni se ne erano accorti che era bello, no? E Gesù è andato a prenderlo, l'ha tirato fuori e ha detto: questo è il mio comandamento preferito. Ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e ama il prossimo tuo come te stesso. Lo sappiamo. Sono 2 comandamenti, ma sono diventati uno solo, no? Si chiama il comandamento dell'amore. E disse che questo è il comandamento ultimo, l'ultimo, quello che non potrà mai essere superato, perché si parla dell'amore e l'amore non può essere superato, no? L'ha detto Gesù. E se lo dice lui, che ha parlato sempre dell'amore, ha fatto della sua vita Gesù un capolavoro d'amore, perché Gesù è riuscito ad amare, insomma, volevo dire, con Gesù quello che è impressionante è proprio la grandezza, l'estensione dell'amore, l'ha allargato, proprio l'ha portata al massimo, cioè voglio vedere fin dove arriva, fin dove si può arrivare ad amare, che di più non si può, no? Fino ad amare, come sappiamo, lo straniero, lo sconosciuto, il diverso, fino ad amare il nemico, ragazzi, io, amare il proprio nemico è forse la frase più incredibile, sconvolgente mai pronunciata sulla faccia della terra, forse la parola più forte e più alta di tutto il pensiero umano, ecco. E per questo per noi irraggiungibile, non ce la facciamo, è lassù, è troppo alta. Ama il tuo nemico, però qualcuno l'ha detto per sempre, però noi fermiamoci a ama il prossimo tuo, che già, come sappiamo, anche questa è una cosa molto difficile, anche perché devo dire a volte ci sono delle persone che non ci si fa, no, non si è proprio, no, dico ragazzi, ama il prossimo, no, uno ce la mette tutta per carità, ma diciamo che il prossimo è qualcuno che ci è stato imposto di amare e che fa di tutto per farci disobbedire. Ora, dico non solo Gesù, ma anche gli altri maestri hanno detto che in questo comandamento sta tutta la legge. Il resto è commento, pensate un po'. Cioè, guardate, tutta la Bibbia, tutti i 10 comandamenti, tutti i libri sacri sono un commento a questo comandamento. Ama il prossimo tuo come te stesso. Fa impressione. Questo è proprio, secondo la Bibbia, questa è la legge regale, la legge perfetta, che contiene tutte le altre, perché chi ama ha obbedito a tutti i comandamenti. Insomma, bisogna amare il prossimo. Questo comandamento però è bello per davvero, non c'è confronto, perché comincia con la parola ama, e allora vola sopra a tutti, qualsiasi cosa dicano. Ci dice di amare il prossimo, ma aspetta, ci dice anche come amarlo. Dice ama il prossimo tuo come te stesso, quindi dobbiamo amare noi stessi, perché dobbiamo diventare la misura dell'amore per gli altri. Ma pensate alla bellezza. Vuole che amiamo noi stessi. Credo che sia la prima volta nella storia del mondo che ci sia una legge che dice amati, vogliti bene, di legge, amati. È incredibile, te lo ordino. Ma la cosa più sorprendente, che uno non ci pensa mai, e che a prima vista sfuggono, è che quando dice ama il prossimo tuo, ci sta dicendo non solo che ognuno di noi ha il dovere di amare, ma che ognuno di noi ha il diritto di essere amato, il diritto, perché anche l'altro deve amare te. E quindi dobbiamo essere abbracciati dall'abbraccio, insomma. Questo è un grande pensiero, grandissimo. Vuole che ognuno di noi sia amato, vuol far provare a tutti cosa vuol dire. Vuole che ognuno di noi abbia il diritto di conoscere questo miracolo. Insomma, tutto trova la sua pienezza, si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi. Però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, amarsi.
solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi, affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente, quando le guardiamo, si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è amore e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose, la felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità, ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita, e non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire. Non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro all'esistenza ora, qui, perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. È qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita. Dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no, perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente e che non ci si capisce niente e si capisce solo che c'è un gran mistero e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo stare e che la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti e non si capisce come faccia, ma come fa, ma come fa a resistere, ma come fa a durare così. È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi, per questo resiste. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo, e noi lo sentiamo che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ognuno di noi non rimane che una cosa da fare, inchinarsi, ricordarsi di fare un inchino ogni tanto al mondo, piegarsi, inginocchiarsi davanti all'esistenza, come ha fatto un grande poeta che si chiama Whitman, ed è con le sue parole che vi vorrei salutare. Respirare l'aria, parlare, passeggiare, essere questo incredibile Dio che io sono. Oh meraviglia delle cose, anche delle più piccole particelle. Oh spiritualità delle cose. Io canto il sole all'alba e nel meriggio e come ora nel tramonto. Tremo commosso della bellezza e della saggezza della terra e di tutte le cose che crescono sulla terra, e credo che una foglia d'erba
non sia meno di un giorno di lavoro delle stelle. E dico che la natura è eterna, la gloria è eterna. Lodo con voce inebriata perché non vedo un'imperfezione nell'universo. Non vedo una causa o un risultato che alla fine sia male. E alla domanda che ricorre, che cosa c'è di buono in tutto questo? La risposta è che tu sei qui, che esiste la vita, che tu sei vivo, che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuire con un tuo verso. Grazie a tutti. Grazie.